arte e cultura alla Corte di Felsina a Bologna per parlare con la pittrice Vincenza Franco, che è venuta a trovarci. Ciao Vincenza! Ciao, buongiorno. Per mostrarci alcuni suoi particolari lavori e raccontarci un po' così della sua attività artistica. Allora, Vincenza, voglio dire intanto che tu sei nata prima di tutto in una regione bellissima, bagnata dal mare e dalla Puglia, però da vari anni vivi a Bologna, dove porti avanti non solo la tua passione per la pittura, ma anche un'altra bellissima arte che è l'arte del canto. È vero, infatti tu ti esibisci in un coro di musica gospel, quindi è anche proprio un genere veramente originale, di cui ci tengo a dire, insomma, bisogna avere un certo timbro di voce, un certo timbro vocalico per poterlo, insomma, cantare questo genere. E, in quale coro ti esibisci? Giovani Gospel Choir, sì, di A Bologna, è un Bologna. coro, diciamo, che è presente sul territorio da oltre 20 anni. Ah, bellissimo. Infatti devo dire che se è un genere particolare di musica in cui tu ti cimenti, dobbiamo dire anche che è un genere veramente particolare anche quello pittorico che tu tratti abitualmente, perché le tue opere, che noi adesso vediamo anche qui riprese, sono eseguite con una tecnica molto inconsueta e che veramente in poche persone conoscono, ed è la tecnica dell'encausto. Tra un attimo ci spiegherai anche un pochino di che cosa si tratta, come si realizza, eccetera, perché è una tecnica veramente poco conosciuta. Però prima di tutto, come prima domanda, ti vorrei proprio domandare e ti vorrei proprio chiedere come è nata innanzitutto la tua passione per la pittura e anche quando è nata, come è sorta questa idea di dipingere. Certo. Bene, la passione per la pittura, ma per l'arte in generale, è nata con me. Il 15 giugno 72, a dirlo già, mi commuove. E da allora vive in me. Poi la vita, per una serie di circostanze e di forzature, mi ha costretta a occuparmi di tutt'altro, trascurando tutto ciò che mi consentiva di esprimermi pienamente, e soprattutto con la massima naturalezza. Questa mancanza di espressione mi ha provocato in età adulta un fortissimo disagio, disagio che mi ha spiazzato e che mi ha fatto capire che non potevo andare più avanti in questo modo, tradendo la mia vera essenza. Per cui se da un lato ho avuto molta paura, dall'altro ho voluto anche ascoltare questo disagio. E ho raccolto, diciamo, tutto il mio coraggio e la fiducia in me stessa, iniziando così a, diciamo, praticare con diversi maestri d'arte, senza però riuscire a trovare una vera chiave di svolta, finché a un certo punto avviene l'incontro inaspettato, che è stata la mia ancora di salvezza. Questo incontro è avvenuto con una grande artista, Antonietta Righetti, che è un'esperta di pittura intuitiva, pittura alchemica e arti creative in generale. In lei mi sono specchiata e ho, diciamo, potuto vedere in maniera davvero cristallina quali erano le modalità, di espressione artistica che più mi rappresentavano in ambito pittorico. Per alcuni anni l'ho seguita quotidianamente, con una fame artistica insaziabile. Con lei ho studiato e appreso diverse tecniche di astrattismo che mi hanno completamente coinvolta, hanno fatto su di me proprio un effetto calamita. E questo ha fatto sì che io, diciamo, facessi una sperimentazione, talmente ampia da fare mie queste tecniche e da riuscire a creare uno stile e una manualità, tutta mia. Per cui è iniziato questo viaggio, questo percorso, dove partendo da una forte emozione, da una profonda emozione, si è aperto l'infinito. Infatti è una tecnica veramente particolare, quella che tu utilizzi, e sono, come dicevamo prima, tecniche molto insolite che poche persone conoscono. E quindi, visto che abbiamo citato appunto l'encausto, proprio anche come tecnica, che è una tecnica antichissima perché addirittura risale all'epoca degli Egizi, fu utilizzata anche a Pompei.
Quindi è una tecnica molto interessante che incuriosisce. Allora, ci spieghi un pochino in che cosa consiste proprio dal punto di vista, diciamo, meccanico, come funziona, e soprattutto se ci racconti anche perché hai scelto questo tipo di tecnica per realizzare, diciamo, la maggioranza delle tue opere, dico bene, perché sì, quasi tutte tu le realizzi con questa tecnica, spessissimo. Al momento sì, sì, effettivamente io amo le tecniche non tradizionali, quindi insolite. In questo particolare momento della mia vita, l'encausto rappresenta il mio grande amore. La trovo una tecnica affascinante, tanto particolare da un lato, tanto elegante e raffinata. Lo trovo sulla mia persona veramente un mezzo potente per esprimere pienamente le mie emozioni, anche se in realtà si tratta di una tecnica davvero insidiosa. Sì, dico questo perché l'encausto ha un po' il mio carattere, è estremamente libero e proprio perché è libero è anche ingestibile. Ma quando noi ci mettiamo insieme a lavorare accade una magia perfetta. Con il massimo rispetto e libertà ci ascoltiamo molto, ci comprendiamo molto, per cui lui riesce a gestire e a orientare me e io riesco a gestire e orientare lui senza prepotenza, ma con tantissimo amore e tantissima dedizione, creando proprio una perfetta alchimia, è il caso di dire. Durante questo flusso però è molto facile che accada l'errore, e se questo dovesse accadere è anche molto difficile porvi rimedio in una maniera, diciamo, decorosa. Ma ecco, proprio per questo io e l'encausto siamo fatti l'uno per l'altro, perché riusciamo a fluire ignorando completamente tutti gli ostacoli che sono nascosti dietro ad ogni angolo, per cui c'è proprio questa alchimia. A livello di tecnica, sì, è una tecnica antichissima, e diciamo che ho studiato differenti modalità di esecuzione dell'encausto, però quella che più mi si addice è una tecnica, una modalità che prevede l'utilizzo di cera purissima unita a pigmenti naturali di altissima qualità, che vengono, diciamo, lavorati con un attrezzo chiamato cautere. Tutti gli effetti che si possono notare e la generazione di queste forme informi sono frutto esclusivo della maestria e della manualità di chi esegue la tecnica, sia a livello di fusione delle cere, sia a livello della stesura delle stesse, della sovrapposizione del pigmento e anche della rimozione qualora fosse necessario per un effetto visivo, per un effetto puramente estetico o di creazione di un effetto magari voluto, e anche per la temperatura utilizzata e il quantitativo, il dosaggio anche di queste cere. Quindi è una tecnica abbastanza strutturata. Ok, infatti qui ne vediamo alcune esposte, tra l'altro coloratissime, molto belle. E allora ti chiederemo, ecco, di narrarci un pochino, un po' di descrivercele se c'è la possibilità. Tra l'altro anche se ci puoi narrare un po' cosa c'è dietro a questi lavori artistici, ma non tanto dal punto di vista tecnico in questo caso, quanto, diciamo, se ci vuoi raccontare un po' quali sono i messaggi che tu trasmetti a chi guarda, a chi osserva queste tue opere, cosa vuoi raccontare attraverso queste opere così particolari? Allora, partirei da questo dipinto che ho intitolato Ali di Fuoco. Ali di Fuoco rappresenta lo spirito alato di una persona che si nutre del fuoco della passione, che è un fuoco amico. Questo fuoco è talmente forte da renderla invincibile. Lei può volare nel fuoco, può danzare nel fuoco, addirittura può risorgere dalle ceneri di un fuoco nemico, un fuoco distruttivo. Voglio intendere con ciò un evento bloccante, un forte ostacolo che si può verificare nella vita di ognuno di noi e che può rallentare, se non addirittura bloccare, un cammino tanto desiderato.
Quindi la passione, il forte amore, il fuoco interiore per un qualcosa, diciamo, vince su tutto, supera tutto, come un po' l'amore della mamma per il suo figlio, per la creatura che ha generato. A questo proposito avrei piacere di leggervi il mio personale commento. Ho ali di fuoco perché io sono fuoco. Ho ali di fuoco perché volo nel fuoco. Ho ali di fuoco perché danzo nel mio fuoco. Ho ali di fuoco perché mi alimento col fuoco. Ho ali di fuoco perché attraverso il fuoco. Ho ali di fuoco perché risorgo dalle ceneri. Ho ali di fuoco perché il mio fuoco è passione. Qui abbiamo questo dipinto che ho voluto chiamare il sogno realizzato. In questo dipinto vediamo un movimento che presenta serenità, soddisfazione, freschezza. Ho utilizzato l'azzurro che simboleggia la comunicazione creativa, la fiducia, il rosso della passione, dell'amore, dell'espansività e il bianco della luce e della libertà. Beh, a questo punto direi che quando si unisce una forte fiducia alla comunicazione creativa simboleggiata dall'azzurro, al rosso, all'espansività, all'amore, alla passione appunto del rosso, per ottenere col bianco un senso di pace e libertà, siamo di fronte al sogno realizzato, per l'appunto il titolo di questa mia opera. Il messaggio che io intendo comunicare con la mia pittura, innanzitutto c'è da dire che le mie opere nascono dal silenzio e da una profonda connessione con la mia interiorità e contengono davvero tante emozioni. Il mio intento, come dicevo prima, è quello di smuovere i moti dell'anima di chi li osserva, di far scaturire delle emozioni, emozioni belle, emozioni brutte, emozioni positive o emozioni negative, e stimolare una risposta adeguata ognuno in base al proprio sentire. Sì, perché tutti abbiamo delle emozioni, ma molto spesso siamo così proiettati verso l'esterno da non rendercene conto e da dimenticarci addirittura di noi stessi. L'arte, sia per chi la fa che per chi ne fruisce, è bellezza e salvezza allo stesso tempo. Molte volte l'arte getta proprio luce dove c'era il buio più assoluto, o è la chiave di lettura, può essere anche la risposta, ai nostri rebus personali. Io credo fermamente nel potere emozionale della pittura astratta, specie quando viene fatta con delle tecniche che favoriscono il passaggio di queste energie sottili, che però sono molto intense e potenti per la nostra vita. Allora, a questo punto, visto che ci siamo addentrati in un tema un po' così particolare da collegare appunto all'arte, mi viene ancora un'ultima domanda. Prima abbiamo detto che da tempo canti appunto nel coro gospel che ci hai citato, e siccome anche questo è un tipo molto particolare di musica, perché è legata alla spiritualità, questo è proprio un genere così particolare, allora mi viene da chiederti: secondo te ci sono dei parallelismi tra la tua arte visiva e quella musicale che tu pratichi? Assolutamente sì. Sento. Per me l'arte, in qualsiasi forma, il canto, il teatro, la pittura, la danza, costituiscono un'unica entità. L'arte è comunicazione, è condivisione, è relazione umana. La vedo proprio come un bellissimo ponte di luce che unisce il cuore e le emozioni dell'artista al cuore e alle emozioni delle persone che riesce a raggiungere. E come veniamo raggiunti dall'arte?
attraverso una canzone che magari ci piace tanto o che ci commuove, o attraverso un dipinto che ci suscita stupore o che ci suscita anche un piacevole turbamento. Quindi ricordiamoci, comunicazione, condivisione e relazione umana. Quindi, viva l'arte! Assolutamente sì! Allora davvero, Vincenza, ti vogliamo ringraziare grazie per essere voi. Venuta da noi a parlarci, grazie a trovarci e a parlarci delle tue opere, che sono veramente molto interessanti e anche diciamo, prendono veramente anche dal punto di vista estetico, per i colori, per la vivacità, insomma, trasmettono tante emozioni. Quindi ti ringraziamo davvero grazie e ti chiediamo soltanto, Vincenza Franco, dove possono trovarti se qualcuno volesse venire a trovarti per mettersi in contatto con te, un indirizzo mail? Sì, allora il mio indirizzo email è ensaf72@gmail.com, il mio telefono 349-4267-250 e poi c'è il profilo Facebook Enza Franco dove possono vedere diciamo le mie opere, nonché anche diciamo il profilo Instagram L'Anima Dipinge e la pagina Facebook appunto sempre L'Anima Dipinge. Esattamente, grazie ancora Vincenza, grazie a voi, un saluto. Grazie a voi, arrivederci.